Invero, il mio, ribadisco, pensiero, è che per l'ennesima volta la Juventus si è dimostrata una società con gli attributi. Prima di tutto perché ha fatto tutto in gran segreto. Questa faccenda del nuovo logo ci è piombata addosso in meno di 24 ore senza che nessuno ne sapesse una bene amata ceppa. Che ci serva da lezione? Non date sempre ascolto a ciò che scrive la Roma e Napoli. La Juve da sempre fa i fatti, nudi e crudi, che vi piaccia o meno. Punto secondo. Il nuovo logo non è tradizione, o lo è in parte, dato che la J significa Juventus e la forma del logo stesso richiama gli scudetti, quindi, ma innovazione, perché Juventus significa gioventù, che significa futuro, e futuro significa essere competitivi nel mondo della globalizzazione puntando sul marketing e sul brand, perché è ciò che fanno le altre superpotenze europee. Il passato è importante, ma non puoi legarti ad esso come fanno le due squadrette di Milano, ricordando ciò che è e non sarà più, e poi andando a vendicare dai cinesi, perché stanno con le pezze al sedere. La Juventus e la famiglia Agnelli sta avanti anni luce in questo, e per questo continueremo a stradominare in Italia. Ora bisogna estendere questo dominio anche all'Europa che conta. Ecco il perché di questo logo rivoluzionario, perché, come detto, è innovazione. Poi può non piacere, anche perché il più delle volte le novità spaventano, ma lì si entra nel settore dei gusti personali ed io non sto certo qui a giudicarli, ci mancherebbe. Il mio, ribadisco, modesto pensiero, è che la Juventus ha vinto per l'ennesima volta, come sempre, fino alla fine.